Ciao e bentornati a questo nuovo video. Ci mancava il video. Che facciamo oggi? La ciclovia dell'Adda. Ci troviamo a Trezzo sul laghetto della diga e arriviamo ad Imbersago. 30 km andata e ritorno in scioltezza. Guardate che meraviglia il laghetto della diga di Trezzo, con tutti questi uccelli acquatici, gabbiani e gallinelle. Questa Greenway dell'Adda parte praticamente dal Po e arriva a Lecco. Da Milano è accessibile da Melchiorre Gioia, via Melchiorre Gioia, dalla Martesana, che seguirà tutti i paesini fino a Inzago, Cassano d'Adda, dopodiché finisce esattamente sotto il ponte dell'Adda di Trezzo. Da Trezzo poi prosegue sulla Greenway e si arriva fino a Lecco. Noi oggi arriveremo fino in Bersago, dove ci fermeremo a fare una pausa. Il problema dell'alzaia e del tratto iniziale da Trezzo la domenica è che è pieno di pedoni, bambini, per cui bisogna andare assolutamente a passo d'uomo, cercando di fare attenzione. Guardate questo cigno meraviglioso. Come dicevo, bisogna fare un po' attenzione ai pedoni. Via dai parcheggi e dai ristoranti vicino, lo scenario cambia decisamente, perché nessuno osa fare più di un chilometro a piedi e andarsi a fare un bellissimo giro sull'Adda. Qui ci sono anche dei servizi fluviali, visto che l'Adda è navigabile, che vi porta lungo tutto il fiume a fare una bellissima passeggiata meravigliosa invernale come la giornata di oggi, per ammirare le sponde e il fiume. Questo fiume, poi questi territori sono di una bellezza, secondo me, unica. Se volete fare un po' di turismo vicinissimo a Milano, venite qua e assolutamente non sbagliate, prendetevi una bicicletta e fatevi tutto il lungo Adda. Temperatura assolutamente sopportabile, siamo intorno agli 8-10 gradi, non dico che siamo fuori dall'inverno, ma ormai quasi ci siamo, dai. Incredibile zona, uccelli acquatici, ce n'è veramente di tutte le specie, sono bellissime le gallinelle, poi magari riesco anche a fermarmi a riprendere un po' più da vicino adesso. Non ce la facciamo, ci vediamo tra poco. Il panorama sulle montagne, Valcava e Resegone sullo sfondo. Peccato che la telecamera non ha la sensibilità e la profondità dello sguardo umano. Guardate che spettacolo. Sono dei boschi a bordo Adda. Al ritorno si potrebbe anche pensare di fare il sentiero di destra, ma richiede un pochino di destrezza tecnica, di fare un po' di saliscendi come Dio comanda. Stormo di gabbiani sul fiume. I gabbiani sono una specie invasiva in zona. Non ho idea di che tipo di impatto possano avere sull'ecosistema e sulle specie autoctone. Una cosa interessante di questo percorso, l'archeologia industriale, percorso disseminato di centrali idroelettriche che servivano l'industria tessile che fioriva sull'Adda, la vecchia società elettrica, e questa è la Bertini. Guardate che meraviglia, questi doccioni in rame, in ferro battuto, penso siano in rame. Guardate che belli questi dolcioni, con i draghi di Argoil. Questa è l'uscita dell'acqua dalle turbine. Lì dovrebbe iniziare il sistema di canalizzazioni che porterà poi più in alto alle chiuse di Leonardo da Vinci.
vedere il sistema di chiuse permetteva di fare risalire la corrente del fiume e il dislivello alle chiatte che portavano verso il Milanese, poi sui Navigli, il materiale da costruzione dal lago di Como. Alta area verde dove è possibile accedere in macchina, e qui in estate arrivano i picnickers. Questa è la seconda centrale dell'Edison e qui cambiamo sponda del canale. L'Adda rimane in là e questi sono i vecchi antichi canali di navigazione. E questa è la prima chiusa di Leonardo, purtroppo è in disuso. La chiatta arrivava, entrava da quella porta, venivano chiuse le paratie, veniva fatto sollevare il livello dell'acqua che portava da quest'altro lato la chiatta. Successivamente veniva aperta la seconda paratia e la chiatta poteva affrontare il secondo dislivello. E anche qui si ha un meccanismo di sollevamento simile a quello che avevamo già visto. Di fianco le vecchie case dei manovratori di tutto il sistema idraulico. Ormai è tutto in disuso, veramente peccato, peccato, perché ripristinare questi luoghi al loro antico splendore, al loro stato di funzionamento, sarebbe veramente una cosa molto interessante anche per il turismo, il cicloturismo. Questa la stanno ristrutturando invece, meno male, che meraviglia. E questo è l'altro sistema di chiuse, forse questo è il lato più bello, più caratteristico di tutto il percorso, dove si vede meglio il sistema delle chiuse, degli sbarramenti. L'acqua veniva fatta scendere dietro la paratia, come vedete, attraverso delle scale di discesa dell'acqua, cioè non c'era un sistema idraulico di sollevamento, ma l'acqua scendeva e riempiva la chiusa per gravità, seguendo questi scalini di questi interrazzamenti. Wow! Santuario di Santa Maria della Rocchetta. Qui si vede in maniera più chiara come funzionava il sistema di riempimento della chiusa. L'acqua per gravità scendeva, man mano che si chiudeva la paratia, una volta chiusa la paratia, veniva fatta salire l'acqua a livello. I nostri due accompagnatori sono andati avanti un paio di centinaia di metri e adesso li raggiungiamo. Eccoci giunti forse al panorama più bello di tutto il percorso, qui dove Leonardo da Vinci si è ispirato per dipingere il famoso quadro La Madonna delle Rocce. Guardate che meraviglia questo canyon che fa l'Adda, una cosa fantastica, sembra di essere in un altro posto davvero. Siamo a pochissimi chilometri da Milano, guardate che spettacolo. L'Adda al suo canyon. Siamo tornati sulla ciclabile e comunque le sorprese non mancano mai. Qui però almeno i parapetti potrebbero sistemarli. Questi sono veramente stati vandalizzati e si vede che gentaglia, ragazzi. Siamo quasi arrivati al ponte di Paderno d'Adda, altissimo,
tutto in ferro, tutto in metallo, costruito all'epoca della Tour Eiffel, è stato appena riaperto, ristrutturato, che è anche poi un ponte ferroviario al di sotto del livello stradale. Una volta ci passava il treno, con il distruttore dello scorso secolo. Non so se si vede il color smeraldo di questa, dell'acqua dell'Adda. E quella è la salita della morte di cui vi parlavo prima. Devo far quella? Speriamo di no, ma hanno detto che era aperto. No, no. No, Si è spaventata Rosalinda. In realtà era qua il punto che avevano chiuso, ma adesso il sentiero è stato riaperto. Si può salire anche a piedi, perché ci sono anche dei bellissimi itinerari a piedi che si possono fare. No, no. Una volta bisognava salire di qua perché, come detto, questo ultimo pezzo era stato chiuso. Montagne a portata di mano, siamo quasi arrivati in Bersago, ormai stiamo sconfinando in provincia di Lecco. Queste opere idrauliche sono state costruite in maniera incredibile. Siamo arrivati ad Imbersago. Quello è il famoso traghetto leonardesco, come da progetto ovviamente di Leonardo da Vinci, in grado di trasportarvi da una parte all'altra del fiume sfruttando le correnti, essendo ancorato fondamentalmente al cavo che porta da una sponda all'altra. Sia in un senso che nell'altro, il traghetto è sempre spinto dalla corrente. Di comune accordo tiriamo dritto. Oh, io sento vicino. Verso Brivio, per cui allunghiamo un po' il percorso, dai. Stiamo procedendo per Lecco. Eccoci arrivati a Brivio, ragazzi. Adesso noi ci fermeremo là, facciamo il nostro pranzetto. Ormai siamo praticamente nelle chiese, in quei luoghi manzoniani. Facciamo un panino, ci beviamo un caffè e torniamo alla maison. Quello intanto è il Monte Tesoro, che avevo voluto fare insieme al Monte Linzone, al posto di quello che abbiamo fatto la scorsa settimana, quelle sono le antenne di Valcava. Ponte di Brivio. Thank you.
bello. Siamo arrivati a Brivio, ragazzi, vediamo il video, salutiamo Steve. Stupendo il posto, mangiamo e poi torniamo. Ciao, buona domenica.